Manchester era un banco di prova tremendo, la squadra di Eriksson l'ha superato di slancio e tutto sommato il minimo scarto è risultato generoso con gli uomini di Ferguson. Vieri e Anelka sono apparsi stasera, fantasmi lontanissimi dalla storia biancoceleste. La Lazio parte contratta come se soffrisse la personalità di campione d'Europa e Marchegiani salva al 12° con una provvidenziale uscita su Sheringham. Al 18° Van der Goever respinge su Mancini e per poco non ci scappa il gol, che 3 minuti più tardi fallisce Stankovic mettendo a lato di un soffio. Si infortuna Inzaghi, sostituito da Salas, che al 35° concretizza uno scambio con Mancini, grazie anche alla complicità del portiere olandese perennemente indeciso a tutto. E si capisce perché il Manchester ha acquistato proprio oggi Taibi dal Venezia. La differenza tra i due estremi difensori appare lampante al 42°, allorché Marchegiani toglie letteralmente dalla porta un colpo di testa di Solskjaer, innescato da Beckham. Nel primo tempo si chiude su una grande occasione di Salas, sul quale rovina Van der Goob, rischiando il calcio di rigore. La Lazio tenta di uccidere la partita in apertura di ripresa, ma prima Van der Goob alza una sassata di Nedved e poi Salas, dopo aver fatto fuori il portiere, non riesce incredibilmente a inquadrare la porta. Il Manchester si arrende quando Ferguson toglie Stam e Beckham e Nesta può alzare al cielo il secondo trofeo europeo della storia laziale. Abbiamo almeno iniziato benissimo e sono molto contento per la Coppa, ma quando uno gioca meglio di Manchester United significa che abbiamo una buona squadra. Vi sentite i più forti d'Europa stasera? Sì, se abbiamo giocato contro la squadra più forte l'anno scorso, sicuramente una delle più forti quest'anno, anche noi ci sentiamo così, no? Ci sentiamo i migliori questa sera. Loro erano più avanti con preparazione, però poi chiaro la partita è...